Allora iniziamo qui la nostra celebrazione di questa solennità della Domenica delle Palme che apre la settimana santa, quella settimana nella quale noi celebreremo i misteri della Pasqua di Gesù, della sua passione, morte e risurrezione. Quindi anche noi vogliamo rivivere quel momento che Gesù stesso ha vissuto 2000 anni fa, entrando appunto a Gerusalemme, cavalcando un'asina che è il segno della debolezza, della fragilità, ma osannato dalla folla che appunto agitava i suoi rami di olivo e metteva tappeti davanti a lui, i propri mantelli come tappeti, perché era riconosciuto come appunto il Messia. Un Messia però che stava andando incontro alla sua passione, alla sua morte, naturalmente alla sua risurrezione. Ecco, vogliamo vivere anche noi questa mattina questo momento, lo facciamo adesso qui benedicendo i nostri rami di olivo e ascoltando il testo del Vangelo che ci racconta quello che è successo allora 2000 anni fa a Gerusalemme. Poi ci metteremo anche noi come la folla in cammino per salire verso la nostra chiesa parrocchiale dove celebreremo l'Eucaristia. Iniziamo con il canto.